stati in molti nei giorni scorsi a chiedermi un'opinione per quanto riguarda il caso Pogba. Nel frattempo ho detto, ragazzi, volevo raccogliere informazioni, ho voluto dire appunto a tutti quanti che stavo raccogliendo informazioni per cercare di capire quanto di vero ci fosse rilasciato dalle fonti inglesi e da Tutto Sport in Italia. Ovviamente ho fatto qualche ricerca e quindi ho voluto scrivere e fare questo video. Salve a tutti ragazzi, sono tutti P10, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche. Sappiamo tutti che a centrocampo l'oggetto del desiderio numero uno dei tifosi juventini è Paul Pogba. È una di quelle rare volte in cui l'oggetto del desiderio dei tifosi juventini coincide con l'oggetto del desiderio di un dirigente juventino, che è Fabio Paratici. Sappiamo tutti quanti che Paratici vuole riportare Pogba a Torino, in particolar modo Tutto Sport qualche tempo fa aveva lanciato un'ipotesi abbastanza particolare, perché aveva parlato di un prestito con obbligo di riscatto per portare subito Pogba a gennaio alla Juventus, ed è un affare che secondo me fa acqua da tutte le parti, nel senso potrebbe concretizzarsi assolutamente, perché nel calcio non possiamo comunque andare a escludere nulla. Se mi aveste chiesto voi qualche tempo fa, Matt, tu ce lo vedi Cristiano Ronaldo alla Juve, io ti avrei detto assolutamente di no, a te che guardi questo video. Però fatto sta che oggi Ronaldo è alla Juve e stiamo parlando del nulla, quindi come oggi ti dico è molto difficile vedere Pogba di nuovo in bianconero a queste condizioni qui. Ti dico anche che i presupposti tecnicamente ci sarebbero, perché lo sappiamo tutti che Pogba non è stato più Pogba dei tempi della Juventus con la maglia del Manchester United. Sappiamo tutti che ha dei contrasti con Mourinho, ha dei contrasti anche con l'ambiente, e in particolar modo gli viene chiesto un compito che è quello del leader trascinatore, che secondo me lui non è ancora pronto per ricoprire, specialmente in una squadra come il Manchester United, che è una squadra che sta ricostruendo. Io penso che l'altra sera, quando la Juventus ha battuto il Manchester United all'Old Trafford 1-0 con gol di Dybala, penso che si sia visto anche il motivo per cui Pogba effettivamente sta forzando con Raiola per tornare alla Juventus, perché Pogba si è immesso in un sistema come quello dello United, convinto che effettivamente ci fosse qualcosa di buono al di là della Juventus, qualcosa che avrebbe potuto appunto farlo crescere, avrebbe potuto determinare una crescita, e invece secondo me ha sbagliato, ha toppato di brutto, ma penso che questo l'avessero intuito già molti prima di lui. Fatto sta che Tutto Sport, in particolar modo delle fonti inglesi, parlano di un prestito con obbligo di riscatto, lo ripeto, a gennaio, appunto obbligo di riscatto fissato a giugno, a una cifra tra i 70 e i 90 milioni di euro. Ovviamente parliamo di cifre molto alte, non cifre così alte come quelli a cui è stato venduto, perché Pogba è stato venduto per 105 più bonus, la Juventus ha incassato non 100 milioni pieni, perché comunque ci sono state le commissioni di Raiola, comunque ha incassato una bella somma considerando che l'aveva preso a zero proprio dalla cantera, tra virgolette, dalla Academy del Manchester United, quindi dalla primavera dello United. È abbastanza complicato, perché tu prendi un giocatore a zero dalla primavera dello United, lo fai diventare un fenomeno mediatico, ma anche dal punto di vista calcistico, perché il Pogba visto alla Juve è uno dei centrocampisti centrali più dominanti di calcio degli ultimi anni, e poi lo vendi per una cifra apocalittica al Manchester United, realizzando, anche se per un breve periodo di tempo, l'acquisto appunto della cessione più onerosa della storia del calcio. Sicuramente è stato un affare molto complicato. Quante possibilità secondo me ci sono di vedere Pogba alla Juventus a gennaio? Sicuramente ce ne sono poche in relazione a quelle che vorrei ce ne fossero, nel senso sicuramente c'è qualche possibilità di vedere Pogba ritornare in bianconero, ma non so quanto effettivamente possa essere disposto lo United a privarsi di un giocatore come Pogba, che sarà anche criticato, sarà bersagliato, tutto quello che volete, ma è un giocatore che comunque a centrocampo sposta, e sposta ragazzi nel bene e nel male. Non so quanto possa essere intenzionato lo United a privarsi la stagione in corso, quindi è un discorso che sinceramente va analizzato sotto diversi punti. Ovviamente io non vi porto mai cose sul canale che possano turbarvi o farmi dire Matt, questa è una fake news, perché prima che pubblico un contenuto controllo 50 miliardi di volte, però giustamente questo ve l'ho voluto portare perché è un'indiscrezione molto 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 secondo me raffinata, che proviene da molteplici fonti, non solo non attendibili ma anche da altre fonti. Fatemi sapere nei commenti.